il taglio di questi incontri e come io lavoro, io posso dire che lavoro sempre in modo piuttosto incosciente, cioè intanto ho delle fasi in cui non scrivo, proprio delle lunghe fasi che possono durare anche un anno e mezzo, in cui non scrivo, in cui non ho voglia di scrivere, in cui il fatto di non scrivere non mi frustra, non mi angoscia, non mi dà ansia e in cui addirittura non mi sento uno scrittore e in cui addirittura giurerei che l'ultimo libro pubblicato è l'ultimo, proprio l'ultimo in assoluto. E ho questa fiducia antica, mitica, leggendaria, in quella cosa che oggi è quasi impronunciabile, è diventata una parola quasi oscena, perché non sento quasi mai nessuno scrittore o artista parlarne, nominarla, quella cosa che si chiama ispirazione e che per me invece è l'unica realtà, l'unica religione, l'unica verità di quello che faccio. Io so che posso essere inerte, inerte proprio, come una specie di golem, ed essere letterariamente improduttivo. Faccio altre cose, insegno in università, correggo tesi, leggo, vedo film, gioco a calcio, che ne so, faccio delle cose ma non scrivo. Non scrivo. E poi di colpo, appunto, vengo visitato da un'idea che mi martella ossessivamente, io capisco nel giro di 2, 3, 4 giorni, quando quest'idea continua a bussare, che vuole diventare un libro, e io obbedisco, e finora sono sempre stato premiato, nel senso che i libri li ho sempre scritti poi con grande divertimento, innanzitutto, che è la cosa più importante, con grande entusiasmo, euforia e soprattutto facilità. Facilità vuol dire anche che io conosco poco quello che si chiama il tormento, il travaglio correttorio. A volte sento dei colleghi colleghi, vabbè, la parola è molto brutta, insomma, diciamo, altri scrittori che dicono che hanno riscritto certe pagine, certi capitoli o interi libri 12 volte, 13 volte. Ecco, questa per me è una cosa incomprensibile, perché per me il fatto di dover riscrivere, a parte che non ne sarei capace, è già un pessimo segno. Insomma, io quasi sempre direi che l'80%, ecco, l'80% di quello che arriva proprio stampato e quindi oggettivato, quello che diventa libro, l'oggetto libro, è il primo oggetto, il primissimo oggetto. E semmai, se c'è poi un processo correttorio, è un processo, come dire, autoredazionale, nel senso che io mi sorveglio e vedo se c'è qualche cacofonia, se c'è un periodo un po' troppo lungo, se c'è una rima involontaria, se c'è una parola ripetuta nella stessa pagina più di 2 o 3 volte. Ecco, però un lavoro che è quello che potrebbe fare un redattore o un editor, che mi dice guarda che c'è questo difettino, e allora ecco, le correzioni che io faccio sui miei libri sono di questo tipo. Ma questo proprio perché mi sento sorretto da questa specie di febbre, per cui io scrivo i miei libri, ormai ne ho scritti più di 10, relativamente in fretta, nel senso che non ci ho mai messo più di un anno. Mi ricordo che Io venia piangoscia non mirarti, che è il mio secondo libro, l'ho scritto in 23 giorni, ma la mia media è 6 mesi. Per i libri più lunghi come La Stiva all'Abisso, tutto il Ferrato Raffaello, Rondini sul filo, quasi un anno, diciamo, 10 mesi, 12 mesi. Questo è un libro che io ho scritto in 6 mesi. E posso dire questo, che non ho metodo, nel senso che non ho degli orari, scrivo quando capita. Le uniche condizioni per
Quando, cioè, quando io scrivo un libro, scrivo tutti i giorni, finché il libro non è finito. Poi ripeto, sono capace di non scrivere per un anno di fila. Scrivo tutti i giorni, ma non ho dei rituali, dei feticismi per cui devo scrivere come faceva Moravia, dalle 10 alle 12 di mattina, tutti i giorni. Cioè, scrivo, posso scrivere alle 8 di mattina come. In genere devo dire che le ore migliori sono quelle post prandiali, quindi o subito dopo mangiato e subito dopo cena. Io quasi tutto quello che ho scritto l'ho scritto tra le 2 e le 3 e tra le 9 e le 10. Scrivo finché voglio e non so perché. Ma a un certo punto sento che, in genere dopo 3-4 pagine, sento che è meglio smettere. Cioè sento che mi sto un po' sforzando, mi sto un po' ponendo dei problemi, mi sto vedendo da fuori come il critico di me stesso, cosa che mi fa orrore. Quando io avverto questa specie di scissione o questo raffreddamento dell'euforia, mi fermo. Perché appunto credendo ciecamente nell'ispirazione io scrivo come sotto la dittatura di un demone, quindi in genere scrivo un'ora e mezzo al giorno, non di più. Però in quell'ora e mezzo scrivo proprio a razzo e qua, quasi in apnea, ecco. E poi mi svuoto, sento come uno svuotamento e fino al giorno dopo al libro non penso più. E devo dire che anche nei libri apparentemente più costruiti, più strutturati, come può sembrare questo, come può sembrare tutto il Ferratore Eiffel, io quasi mai so, nel momento in cui abbandono la pagina, cosa scrivevo il giorno dopo.